Le grandi ci saranno sempre, a un certo punto i grandi diventeremo noi. Tenace, poliedrica e intraprendente. È Marta Ferri, milanese, classe 1984, una delle giovani talentuose promesse su cui punta oggi il settore della moda italiana. Ho fatto tutto quello che mi è capitato, ho fatto tutti i lavori che mi sono arrivati incontro, le possibilità che ho avuto le ho sfruttate tutte. A studiare non ero granché e quindi da subito ho cominciato a lavorare e l'esperienza poi mi ha portato qui. È cominciato tutto un po' per caso, la mia futura suocera mi ha introdotto alla premiere con cui lavoro adesso. Mi ha spinto molto, dice fai questo esperimento, fatti un po' di vestiti e vediamo un po' che cosa succede. Nel giro di un mese avevo nel mio appartamentino accanto al mio, avevo fatto il mio atelier. Già avvezza fin da piccola al clamore e al successo dei riflettori internazionali, Marta cresce e si forma al fianco del padre Fabrizio, celebre fotografo di fama mondiale, e della madre Barbara Frua De Angeli, quotata redattrice di Interni. La formazione è data da quello che ho assimilato, credo, nel corso della mia vita, della mia infanzia. Ho dei genitori creativi, nel senso che vabbè, papà è fotografo, la mamma fa arredamento di interni, per cui ho assimilato tutto l'assimilabile. Poi il lavoro che volevo fare non l'ho mai saputo, adesso oggi mi sembra di averlo trovato, però non ho mai avuto il sogno nel cassetto di dire vorrei fare la stilista. Mia mamma mi ha guidato in questo mondo qui, facendomi vedere un po' i trucchetti del mestiere. Lei mi ha aperto le porte al mondo dell'arredamento, dalle soffie arredamento. A me piacciono molto le stampe e nell'arredamento ci sono delle fantasie che non ci sono magari nelle stoffe di abbigliamento. E in più non ci sono minimi, quindi non è che per avere una stampa devi prendere 100 metri, puoi prenderne 3. Sono care, però fai il tuo pezzo. C'è sempre il cliché del privilegio, dell'essere privilegiata, nel senso che ovviamente sono privilegiata e tutto, però io il mazzo me lo faccio comunque e come, e ho cominciato facendomelo due volte tanto, proprio per dimostrare che meritavo di stare in quella posizione lì. L'istinto premia, l'istinto nel mio lavoro, anche il lavoro di ricerca, premia moltissimo perché non ti accorgi che quello credo che poi sia proprio quello di cui hai bisogno, nel senso se io vado a fare ricerca di tessuti vado a istinto, ne vedo mille e dico quello. Oggi essere un giovane designer vuol dire non sapere soltanto fare la parte bella di questo mestiere, quella in cui magari uno si sente più bravo. Purtroppo, perlomeno per me, vuol dire anche conoscere il mondo del lavoro a 360 gradi. Ah, buongiorno! Fantastico, se mi fa chiamare mi fa un favore. Ha buoni prezzi? Imparare l'amministrazione di una macchina così è la scuola più dura. La prima cosa che faccio quando entro in atelier è mettere il camice. È un gesto che mi fa cominciare la giornata, entrare nello spirito. E poi trovo anche che sia rispettoso. Mi piace essere un po' imparziale rispetto a quello che c'è. Quindi quando arriva qualcuno non voglio tanto che si veda il look. Mi piace che sia essere rigorosi, seri. Qui ho una serie di tessuti di arredamento. Che fanno
che parlano esattamente di quello, insomma, spiegano esattamente quello che, di cui parlavo prima. Qui invece abbiamo una gonna pasticcino con una stampa abbastanza speciale, abbastanza inusuale, che l'ho presa per un po' per divertimento, è una delle, al momento, delle mie preferite, ma ha avuto riscontro, c'è una signora che probabilmente si farà un vestito con questa stoffa, quindi sono contenta che avrò un che prenderà vita. Io adoro vestire le donne, ovviamente più grandi di me, quelle che hanno dei fisici normali, che hanno anche le loro esigenze, quindi con il su misura le riesco ad accontentare e con i miei colori si divertono. L'epoca che mi piace moltissimo sono sicuramente gli anni 50, ovviamente. E poi ci sono tante cose che magari sono cambiate, che sono diventate un po' più inutili, quindi magari oggi la donna vuole essere più comoda e ha delle altre priorità, però l'attenzione al dettaglio che c'era una volta, che rendeva tutto perfetto ed elegante, quello non si deve perdere. Uno stilista che mi piace molto, ce ne sono molti, però uno che mi piace molto è sicuramente Oscar Della Renta. Per certe cose ci somigliamo anche. Mi sento ancora di avere successo, mi sento dire che la strada è ancora lunga, quindi se andrà bene te lo dirò tra un po' di anni.